che sia l'anno del sorpasso di Ryzen su Intel? Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi andiamo a vedere un leak abbastanza importante. È praticamente un benchmark che è stato fatto al nuovo Ryzen 7 5800X. Sappiamo quindi che nella serie per processori desktop successiva alla serie 3000 di Ryzen non sarà la serie 4000, che è esclusiva dei laptop, ma sarà chiamata serie 5000. Qual è il punto di forza di Ryzen? Qual è sempre stato? Il fatto che offrisse più core a parità di prezzo con i prodotti di Intel. Questo però ovviamente era controproducente da un lato, e cioè il lato gaming. Le IPC, cioè le instruction per clock, le istruzioni per clock, erano molto più basse rispetto ad Intel che, avendo riproposto la stessa architettura per un po' di tempo, ha potuto, diciamo, smussare gli angoli e riesce tuttora a raggiungere facilmente i 5 e più GHz. Infatti, il boost massimo di un Ryzen doveva essere il Ryzen 9 3950X, 4.7 GHz, e neanche su tutti i core, solamente un paio. Però, a quanto pare la serie 5000 potrebbe cambiare questa cosa. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Vediamo qui il profilo Twitter di Apisak, Tum Apisak, postato il 29 settembre, questo qui sotto, non quello sopra. C'è praticamente un benchmark di Ashes of the Singularity. Ashes of the Singularity, per chi ricorda i bei vecchi tempi, era e tuttora un gioco che è estremamente pesante per un sacco di dischette grafiche. Però ci può dare effettivamente una visione d'insieme di molte performance, tra cui le performance della CPU. Allora, come possiamo vedere qui in alto, c'è scritto AMD Ryzen 7 5800X 8 core, 16 thread e 32 GB di RAM, quindi sappiamo che evidentemente AMD manterrà la stessa nomenclatura rispetto alla generazione precedente, e qui sotto abbiamo un Intel Core i9-10900K a 3.7 GHz. Qui non c'è dato il clock, forse perché non essendo stato rilasciato il processore, il benchmark non è in grado di capire a che clock fosse il processore. E vediamo appunto la CPU Intel che ha 10 core, 20 thread e 16 GB di RAM. Adesso non credo che la RAM effettivamente influisca così tanto su questo benchmark, ma quello che voglio andare ad evidenziare è il punteggio che ha ricevuto la CPU di Intel in confronto alla CPU di AMD. Sopra abbiamo AMD, CPU frame rate 133.6, CPU frame rate di Intel 114.8. Ok, CPU frame rate a normal batch 166.6 per AMD, 136.6 per Intel. CPU frame rate a medium batch, credo che queste qui siano le qualità, adesso non vi so dire, non conosco bene il benchmark di Ashes of the Singularity, è un gioco che effettivamente non mi ha mai interessato più di tanto. Medium batch per AMD è 135.349 eccetera eccetera eccetera. Per Intel 118.6114 eccetera eccetera, Heavy Batch 110 per AMD, 96 per Intel. Allora, vediamo che effettivamente le due performance sono molto molto vicine, ma davvero tanto vicine. E AMD, bene o male, riesce a vincere un pochettino dappertutto. C'è però, tranne nel normal batch, ma ok, dopo vediamo che ci sono dei frame di differenza. La cosa che a me preoccupa, no, veramente vince dappertutto, chiedo scusa. La cosa che a me preoccupa è che o questo benchmark sia falso, cosa molto probabile perché giusto per creare hype per le nuove CPU di casa AMD, oppure è possibile che il processore di AMD fosse a un clock più alto rispetto a quello di Intel. Perché dove c'è scritto Intel noi vediamo 3.7 GHz, ma dove c'è scritto AMD noi non vediamo il clock del processore. Boh, questa cosa non lo so, non credo che i 16 GB di RAM in più effettivamente influiscano sul risultato. Ma la cosa che sulla quale vorrei andarvi a far riflettere è questa qui.
il prezzo, perché Ryzen ha sempre avuto un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se un i9-10900K costa all'incirca 500 euro, cioè poi chi pompa il prezzo, 566, 513, 573, diciamo il prezzo è al di sopra dei 500 euro, e un eventuale Ryzen 7 5800X costa, non lo so, costerà, non vi so davvero dire, circa 350 euro? Stiamo parlando di un processore a 8 core 16 thread contro il processore di 10 core 20 thread, e il processore a 8 core lo batte su tutti i fronti. Ecco, se questo leak fosse vero, cosa che comunque noi vedremo più avanti nei prossimi giorni, AMD ha davvero distrutto il gap che c'era in gaming con Intel. Perché ricordo, se voi volete giocare e avere il maggior numero di frame al secondo possibili, dovete assolutamente utilizzare una CPU Intel. Se invece volete avere una CPU che è a tutto tondo buona per fare tutto, ma davvero tutto, vi consiglio una CPU AMD. Ragazzi, io non so che dire, l'8 ottobre ne vedremo delle belle. Vi ricordo che lunedì, mercoledì e venerdì streamo su Twitch. Questo video è nato appunto da una discussione, da il fatto che abbiamo visto appunto questo video su Twitch, questo leak su Twitch. E vi ricordo oltretutto di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella. So che questo video era breve, ma cavolo che leak. Grazie mille per aver guardato il video, e ci vediamo al prossimo, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!